Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è praticamente ormai ufficiale, il Milan ha raggiunto l'accordo per il riscatto di Tomori con il Chelsea e nelle prossime ore credo che verrà data l'ufficialità del riscatto di Tomori, appunto. Questo è un grande colpo, ragazzi, perché è un difensore che non ha che sicuramente in Italia non ha rivali. È un difensore rapido, è un difensore molto aggressivo, è un difensore che ha senso della posizione, non fa mai fallo, recupera in velocità anche quando sembra che l'avversario sia ormai andato. Veramente, non ha veramente rivali in Italia. C'è anche tanto da migliorare, nel senso che deve vedere quando essere aggressivo e quando invece stare più calmo, perché ci sono certe volte che è aggressivo secondo me anche quando non deve, e quindi sono molto 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 contento per il quasi riscatto di Tomori, dico quasi perché aspetto l'ufficialità prima di essere contento. Dal Chelsea poi potrebbe arrivare anche Giroud, che è un attaccante che ha 34 anni, di grande esperienza, fresco campione d'Europa con il Chelsea, anche se non ha mai giocato la finale. È un acquisto che sicuramente ci serve, sicuramente più un interno di mando che ci sta toccando ferro. Gioca ancora ad altri livelli, quindi non dobbiamo preoccuparci che sia fuori forma. Si parlava anche di affiancarlo anche a un attaccante giovane, e qui c'è ancora possiamo prendere ancora dal Chelsea con Abraham, che ha uno splendido rapporto con Giroud. Su Instagram ha messo anche dei cuori rossoneri a un post di Tomori, se non vado errato, quindi gli indizi sono chiari, le trattative, quantomeno fra Milan e Chelsea, ci sono. E niente, ragazzi, vi volevo dire solo questo. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e condividete il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e una buona serata.